Popolari Glocalizzati Notizie. Direttore Maurizio Compagnone. Buongiorno dalla redazione. Grecia in apertura, si attende la riapertura dei mercati che potrebbero ancora risentire del braccio di ferro di Atene con Bruxelles in merito alla rivalutazione del debito pubblico. Ieri il premier Alexis Tsipras si è rivolto ancora una volta all'UE. Manterrò le promesse elettorali, ha detto il primo ministro ellenico, mentre il ministro delle finanze Varoufakis ha affermato: l'Italia è a rischio bancarotta ma non può dirlo. Una frase giudicata fuori luogo dal ministro italiano Piercarlo Padoan. Intanto oggi e domani ad Istanbul per il G20 in programma il vertice dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. Per quanto riguarda la crisi ucraina invece è nuovamente slittato il summit che si doveva tenere mercoledì a Minsk per negoziare la pace nel paese, mentre oggi la cancelliera tedesca Angela Merkel vedrà il presidente statunitense Barack Obama in merito alla questione invio di armi a Kiev. Armare l'Ucraina avrebbe conseguenze imprevedibili, avverte il presidente russo Vladimir Putin. In merito alla lotta all'ISIS, invece, gli hacker di Anonymous hanno attaccato alcuni account islamisti, mentre la Giordania ha distrutto il 20% delle capacità militari dello Stato islamico, secondo quanto riferito da Amman. A Bruxelles oggi è in programma il Consiglio dei Ministri europei degli esteri. Questa era l'ultima notizia. Buona giornata.